Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Sword of Convallaria perché oggi parliamo del mio personaggio preferito, ovviamente. Come poteva non essere, come anzi non poteva essere Dantalion il mio personaggio preferito? Cioè, esteticamente è fighissimo e anche molto forte, quindi per forza ha fatto breccia nel mio cuore ed è diventato effettivamente il mio personaggio, il mio main fondamentalmente. Perché vi dico questo? Perché ovviamente anche la sua storia è molto interessante e anche il suo kit, vedremo come vedremo ovviamente all'interno di questo video, è molto interessante. Ma fondamentalmente in Sword of Convallaria chi è Dantalion? Dantalion è praticamente il principe, se non il amministratore o comunque legislatore corrente del regno di Iria. Perché è legislatore nonostante sia principe? Perché il suo padre, ovvero Faris, gli ha lasciato praticamente carta bianca sul come gestire il regno. Quindi è vero che suo padre è comunque l'imperatore, ma è fondamentalmente Dantalion colui che invece gestisce praticamente quello che è il regno, quello che è l'impero di... il regno fondamentalmente di Iria. Lui... ovvero Dantalion è conosciuto dalla popolazione e anche dai suoi, diciamo, rivali o degli stati rivali, sia per essere un affascinante principe, ma al tempo stesso essere praticamente un leader nato. E ha preso comunque anche alcuni atteggiamenti, alcuni tratti estetici del padre, che praticamente gli hanno consentito di avere una sorta di alienazione per quanto riguarda i confronti dei suoi fratelli, o comunque dei suoi parenti più prossimi, che praticamente gli lasciano carta bianca sul modo di interagire e sul modo di agire in generale all'interno del regno, proprio per questa sua capacità innata di essere un leader. Inoltre Dantalion è una persona molto chiusa in se stessa, che non esterna facilmente i propri sentimenti, ma al tempo stesso ha istituito una fondazione che si chiama l'Impiccato, ovvero The Hanged Man, che consente praticamente di governare all'interno del regno di Iria con mano ferma e rispetto da parte dei suoi sudditi. Dantalion inoltre è un personaggio molto metodico che è disposto a sacrificare tutto e tutti per il benestare del regno di Iria, e questo ovviamente gli ha fatto abbracciare diverse cause che delle volte non sono state viste anche di buon occhio da parte di altri membri esterni. Quindi diciamo che è un personaggio molto particolare e che sicuramente attira sia per la sua storia, per la sua lore, ma soprattutto attira anche per il suo tratto estetico diversi giocatori, me compreso. E quindi oggi parliamo del mio personaggio preferito, ovvero Dantalion. Per quanto riguarda al solito la scheda globale del personaggio di Dantalion, sicuramente la starete già vedendo su schermo, quindi non mi dilungherò neanche più di tanto a farvi una sorta di introduzione al personaggio per quanto riguarda le abilità o per quanto riguarda anche i suoi tratti, dato che saranno tutte cose che adesso tratteremo nello specifico. A cominciare dal suo tratto, quindi il trait, quindi quella che è diciamo la sua passiva fondamentalmente, ovvero Path of Kingship, quindi il patto di sovranità, chiamiamolo così. Dove praticamente abbiamo l'incremento dell'attacco di Dantalion, ovvero attacco e difesa, e ogni qualvolta un personaggio in generale viene sconfitto sul campo di battaglia, abbiamo la possibilità di poter recuperare HP e ripristinare energia al nostro personaggio. In questo caso abbiamo il 20% di HP e un punto energia per ogni nemico o alleato che viene ucciso in battaglia. Quindi lui praticamente ha una sorta di recupero vita continua man mano che sconfiggiamo i nostri avversari. Quindi veramente una figata incredibile, con addirittura il bonus di recuperare anche punti energia. Quindi capite bene che è una passiva abbastanza forte, direi ai limiti del rotto, anche se poi ovviamente non è così rotta, perché
Se Dantalion subisce ovviamente più danni di quelli che si cura, giustamente anche lui sul terreno di battaglia fa una brutta fine. Per quanto riguarda invece però il suo skill tree e quello che in generale quelle che sono in generale le sue abilità, abbiamo diverse cose di cui effettivamente discutere. Cominciamo con le prime passive dal rank 1, dove abbiamo Inspired Healing, che è una passiva in questo caso, e dopo aver iniziato un'azione offensiva nei confronti di un nostro avversario, praticamente abbiamo la possibilità di curare l'alleato con il minor numero di HP di un 20% in base all'attacco fisico di Dantalion. Un'abilità che non serve praticamente a niente, proprio in maniera abbastanza, ve lo dico in maniera abbastanza schietta e sincera, perché la sua controparte è decisamente meglio, ovvero Unsheath, dove appunto abbiamo questa passiva dove prima di iniziare un qualsiasi attacco melee effettuiamo un danno magico uguale al 40% dell'attacco fisico in generale di Dantalion. Inoltre, se il nostro personaggio possiede uno scudo, o magico o fisico, si viene inflitto il debuff vulnerabile di due tacche, o comunque vulnerabile livello 2, per almeno due turni prima di effettuare l'attacco. Questo effetto può essere attivato una volta per ogni round, quindi vuol dire che se il nostro avversario continua ad avere uno scudo, noi possiamo continuare ad estendere questo debuff che noi infliggiamo al nostro avversario. Che cos'è Vulnerable 2? Ovvero prendere più danni, ovvero il 20%. Perché ogni stack di Vulnerable, ovvero stack 1, stack 2, stack 3, eccetera, eccetera, aumenta i danni subiti del 10%. Passiamo al rank numero 3, dove abbiamo praticamente altre due abilità. La prima che è Energy Depleting Blow, dove appunto abbiamo un attacco fisico single target che ci permette di effettuare il 130% di danno e praticamente permette di cancellare tutta l'energia del nostro avversario. Carina, senza ombra di dubbio, però cooldown di 4 turni con il dispendio di un punto energia. Però cooldown 4 turni è abbastanza pesante. A differenza invece dell'altra abilità che spende 2 punti energia, ma al tempo stesso ha un cooldown decisamente ridotto, ovvero la metà, 2 turni soltanto. In questo caso abbiamo danno mixed, perché Dantalion è il primo personaggio all'interno del gioco che analizziamo che ha la capacità di effettuare sia danni fisici che danni magici. In questo caso ovviamente abbiamo un mixed damage che praticamente viene convertito con il 40% del danno fisico a tutti quanti i nemici che praticamente si trovano verso quella direzione in un quadrato 3x2, come potete vedere anche dall'immagine. Inoltre abbiamo la possibilità di infliggere anche il debuff healing received praticamente nullo, quindi non potranno ricevere cure per ben due turni gli avversari, tutti gli avversari colpiti all'interno di quel quadrato, all'interno di quel rettangolo per lo più, e dopodiché un altro attacco viene praticamente effettuato subito dopo con il 40% di danni magici in questo caso. Quindi abbiamo un attacco fisico e un attacco magico. Quindi è importante per Dantalion riuscire ad avere comunque un buon apporto di attacco fisico e di attacco magico. Anche perché in questo caso il danno magico viene convertito al 40% del suo attacco fisico. E inoltre abbiamo il dispel di due buff per quanto riguarda i nostri avversari. Quindi una skill, una tecnica estremamente forte che non solo ci consente di dispellare i nostri avversari, ma impedisce praticamente anche di subire le cure, quindi veramente veramente eccezionale. Al rank 5 invece abbiamo praticamente le due azioni di reazione, cioè le due passive di reazione, che sono valide entrambe, perché la prima abbiamo Tenacia, dove appunto abbiamo la possibilità di ridurre il danno del 25% se veniamo attaccati da un counter roll, in questo caso da personaggi di tipologia sacra, perché il nostro Dantalion è un personaggio oscuro, di elemento oscuro, quindi gli unici che possono fare più danni nei suoi confronti sono i personaggi sacri. Ma al tempo stesso abbiamo anche un'ottima alternativa in questo caso, che è aria di royalty, quindi di regalità, per così dire. Dove appunto abbiamo il danno che viene subito da Dantalion da attacchi melee viene diminuito del 30%. È vero che qui da questa parte abbiamo il danno subito in generale
da counter role, quindi possono essere arcieri, possono essere maghi, possono essere attaccanti, eccetera, eccetera. Però questo invece ci consente di subire danni melee del 30% in meno a prescindere, quindi dovremmo preoccuparci soltanto degli attaccanti magici o comunque di quelli che effettivamente possono essere i nostri counter roll. Quindi facendo un po' di attenzione, questa secondo me rimane essere la passiva migliore, ma ovviamente l'una non esclude l'altra, perché in base allo stage potrete cambiare ovviamente la skill a vostro piacimento. Per quanto riguarda invece il rank 7, abbiamo altre due belle abilità. La prima è la Destructive Storm, che però effettivamente col senno di poi probabilmente non avrei attivato, perché non la uso praticamente mai. Infatti ci consente di effettuare un danno fisico uguale al 50% del suo attacco fisico, un danno AOE con tutti avversari che si distanzino da lui di almeno 4 caselle. E praticamente avere la possibilità di infliggere due debuff randomici di livello 2 agli avversari che vengono colpiti per 2 turni. Quindi diciamo che Dantalion può essere utilizzato anche come debuffer, in base ovviamente alla vostra situazione e alla vostra, diciamo, al vostro utilizzo del personaggio in generale. Ma l'altra abilità è ovviamente la Leader's Aura per Iria, che ovviamente è l'esclamazione principale di Dantalion, dove tutti i personaggi che fanno parte del regno di Iria guadagnano in battaglia il 10% di attacco e il 20% di difesa. Inoltre, tutti gli alleati che tutti gli attacchi degli alleati effettueranno il 20% in più di danni se il nemico ha la possibilità di essere afflitto da 3 o più debuff. Quindi il fatto che Dantalion possa essere giocato come debuffer proprio per questo motivo, quindi per avere la capacità di infliggere tanti debuff e quindi aumentare successivamente i danni dei nostri alleati, è comunque un fattore da non prendere sotto gamba. E poi invece al rank 9 abbiamo praticamente la prima variante di attacco, che è praticamente un attacco single target che effettua danni magici in base al 90% dell'attacco fisico di Dantalion, mentre invece l'altra alternativa che a me personalmente piace un po' di più è quella di avere praticamente il 100% di danno fisico effettuato al nostro avversario e inoltre guadagnare Shield Break di livello 1 prima di effettuare l'attacco. Shield Break che cos'è? È un buff che non può essere bloccato e incrementa l'attacco di un ulteriore 15% quando il nostro avversario praticamente possiede uno scudo in generale, che possa essere scudo fisico, scudo magico, eccetera eccetera. Quindi questa, diciamo, è una variante dell'attacco normale che preferisco. È vero che questa ha un raggio più grande, ha un raggio più lungo, perché mi consente di attaccare anche dalla distanza, essendo comunque un attacco magico, mentre invece questo è comunque un attacco fisico, però mi dà anche la possibilità di poter infrangere più facilmente le barriere avversarie. Mentre invece per quello che sarà il rank 11, sicuramente la skill che attiveremo non sarà Legacy of Comrades, che è una passiva che permette a tutti quanti, anzi che permette praticamente a Dantalion di recuperare il 30% di HP se un personaggio viene sconfitto, e inoltre al personaggio consente anche di ottenere attacco di livello 2, difesa di livello 2, sia fisica che magica per 3 turni. Molto bella questa passiva, molto comoda, però quella che abbiamo dall'altra parte secondo me è decisamente meglio, ovvero Endless Dawn, quindi diciamo tramonto, no, Dawn e Alba, io ogni volta le confondo sempre, Alba senza fine in teoria sarebbe, dove appunto abbiamo danno mixato anche in questo caso, 40% di danno fisico effettuato addirittura 3 volte, e poi successivamente danno magico equivalente al 50% del suo attacco fisico per ogni nemico nella colonna 3x3 che praticamente gli si pone davanti. Spinge all'indietro gli avversari di 2 caselle e dispella un buff a tutti quelli che vengono colpiti in questo raggio, quindi direi veramente eccezionale, anche perché è una skill che consuma 4 punti energia, però non ha cooldown, quindi se noi abbiamo la capacità di ripristinare in continuazione l'energia di Dantalion, capite bene che possiamo attaccare in modo ben più aggressivo rispetto al normale.
Dantalion è un personaggio che mi piace tanto, come avete potuto notare è un personaggio che effettua sia danni magici che fisici, però prevalentemente va buildato o comunque va costruito per lo più con attacchi fisici. Per quanto riguarda il suo equipaggiamento, per quanto riguarda il suo setup, purtroppo non ho niente di quello che vorrei effettivamente avere, perché l'arma che utilizzo al momento è la Newborn Blade, un'arma che si ottiene anche tramite il Voyage Momento. Un'arma che mi consente comunque di incrementare gli HP e garantire un bonus in attacco equivalente al 3% dei miei HP all'inizio della battaglia. Quindi direi che è comunque una spada buona, perché appunto mi consente di aumentare i miei HP e al tempo stesso ottenere un bonus in base ai miei HP, che consentono comunque al personaggio di Dantalion di essere molto molto forte. E per quanto riguarda invece i trinket, anche in questo caso utilizzo la Clessidra, che mi consente di incrementare attacco fisico e magico del 2% e garantirmi l'immunità a Movement Down e Speed Down. Purtroppo anche in questo caso non ho i trinket che vengono consigliati solitamente in giro per il web, che sono diversi e anche devo ammettere essere molto concordanti tra di loro, quindi vuol dire che effettivamente un fondo di verità c'è, perché se tutti dicono la stessa cosa vuol dire che magari un fondo di verità c'è. Mentre invece, cosa che non ho mai dubitato e che effettivamente ha trovato conferma anche guardando anche altre sezioni sul web, è il Tarot, ovvero Temptation of the Devil, che in questo caso mi consente di ottenere uno stack del buff Devil per ogni personaggio che viene sconfitto in battaglia. Quindi è un effetto che stacca benissimo con anche il suo effetto di recupero HP e recupero punti energia, che si vanno ad accumulare ovviamente quando si tratta di sconfiggere i nemici. Ovviamente questo buff di Devil non può essere né debuffato né immunizzato, e in questo caso che cosa è? È un buff che praticamente incrementa l'attacco e la difesa del 3% fino al 30%. Quindi noi possiamo continuare ad ammazzare nemici su nemici fino ad aumentare il nostro buff di attacco e difesa del 30% in totale, quindi 10 nemici uccisi ci consentono di ottenere il massimo buff disponibile e accumulabile in questo caso, che reputo essere molto molto forte. Ora in realtà io non mi ricordo, ecco, se qui effettivamente, non lo so, ne avevo un altro forse che aveva più attacco fisico, però dovrei cercarne un altro effettivamente che mi possa aumentare un po' di più l'attacco fisico, però diciamo che comunque abbiamo delle base stats di 188 in attacco fisico e magico che sono comunque molto molto valide. Detto questo, credo che possa essere tutto. Dantalion è il mio personaggio preferito e cercherò ovviamente di migliorarlo il più possibile. Quello che vedete sotto è invece il setup che sto utilizzando io con le abilità che vi ho descritto poco fa, in attesa di sbloccare poi quella al rank 11, quando ovviamente ci arriverò, e per il momento penso che non ci sia altro da aggiungere. Quindi vi ringrazio al solito per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!